Controcorrente, tra le pieghe del quotidiano. Stefano Degli Abbati in studio saluta gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Mandiamo oggi in onda la seconda parte dell'intervista con il dottor Luca Pasquale, incaricato per la pastorale familiare da parte della Diocesi di Roma, e con lui stavamo parlando di due coppie. La prima, che ha appena terminato la prima fase del processo di beatificazione, quello diocesano, i coniugi Amendolaggine, e la seconda, fatta oggetto di un libro scritto dallo stesso dottor Pasquale dal titolo Dove vi porta l'amore per la casa editrice LDC, i coniugi Beltrame Quattrocchi. Il libro riguarda i beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Anche loro sono una bellissima coppia, con una bellissima storia. Loro sono la prima coppia di sposi beatificata in quanto coppia di sposi. Non è la prima nella storia della Chiesa, però diciamo i meriti che hanno portato altre coppie sugli altari sono diversi, per il martirio, per altre ragioni. Invece loro sono stati beatificati proprio per la loro esemplare vita familiare, quindi come sposi e come genitori. Sono già stati beatificati, Dio ha già compiuto un miracolo per loro intercessione, quindi ottengono soltanto la canonizzazione. Ho scritto questo libro soprattutto perché mancava una pubblicazione divulgativa della loro vita. Ci sono delle biografie piuttosto importanti, anche molto belle, però ho voluto creare qualcosa per il grande pubblico, proprio un libretto agile, veloce, con tantissime fotografie, per presentare rapidamente la loro vita in modo che in un quarto d'ora sia un quadro completo di tutto quello che loro hanno fatto. Un punto di forza sono le illustrazioni, le immagini che abbiamo raccolto, e molte di queste per esempio sono inedite, non sono mai state pubblicate, appartenevano proprio all'archivio della famiglia Beltrame Quattrocchi. Che cosa dovrebbe affascinare il lettore, cosa dovrebbe quantomeno interessarlo della vita di questi coniugi Quattrocchi? Oggi abbiamo bisogno di esempi positivi da parte delle coppie, perché purtroppo abbiamo di fronte tanti esempi negativi che sono palesi davanti a noi, sia nell'ambito ristretto delle conoscenze che noi abbiamo, delle nostre amicizie, chi è che in famiglia non ha purtroppo una coppia separata, o anche da quello che sentiamo in televisione, sentiamo sempre il negativo della coppia. Invece abbiamo tantissime coppie nascoste che non vanno a raccontare le cose belle che accadono loro e che invece dovremmo conoscere. Quindi far conoscere una coppia di sposi che non ha fatto cose grandiose o grandissime, difficili da ripetere, secondo me è molto importante, perché nella vita di Luigi e Maria sicuramente ritroviamo molto della nostra vita, nella vita dei nostri nonni per esempio. Quindi raccontare veramente qualcosa di positivo sulla coppia. Erano molto diversi tra loro come carattere, quindi non poteva essere una coppia che andava pienamente d'accordo senza fare nessuna fatica, senza mediare, senza dialogare, senza scontrarsi su qualcosa. Quindi leggendo la loro vita si capisce insomma che da parte loro c'è stato un impegno molto importante, molto grande, proprio per condurre per il meglio la loro coppia e la loro famiglia. Una cosa che ho notato in entrambe le coppie è che a un certo punto l'amore all'interno della famiglia si riversa comunque anche al di fuori, nell'accoglienza, nella semplice accoglienza, ma anche nella partecipazione a quella che è una vita più ampia della famiglia stessa. Sì, questo è comune a tutte e due le coppie in forma leggermente diversa. I Beltrame Quattrocchi erano piuttosto esuberanti, erano delle persone che si mettevano sempre in prima fila, erano sempre pronti a mettersi in gioco, ad essere loro i protagonisti. Tanto è vero che il loro curriculum ce lo fa vedere, perché erano presidenti di questa associazione, vicepresidenti di quest'altra, diciamo in tantissimi gruppi dell'associazionismo cattolico del loro tempo noi li troviamo veramente in prima fila. Nello stesso tempo invece i coniugi Amendolaggine si sono sempre dati agli altri, però in maniera più nascosta e in maniera più defilata, senza magari andare a cercare impegni ufficiali o riconoscimenti ufficiali da parte degli altri, diciamo lo facevano in maniera più nascosta, più riservata, proprio come era il carattere loro. Però ugualmente tutte e due ci mostrano due diversi modi di far traboccare l'amore che si vive in famiglia, per farlo uscire al di fuori del proprio appartamento, del proprio palazzo, per arrivare alle persone più vicine. Ricordiamo a tutti gli interessati il titolo del libro scritto dal dottor Luca Pasquale, Dove vi porta l'amore, casa editrice LDC.